Giuseppe Conte fa il punto sulla politica energetica del Movimento 5 Stelle. L'ex presidente del Consiglio, a margine della presentazione del nuovo libro del professor Livio De Santoli, ha commentato le scelte di Gilberto Pichetto. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da tempo, sostiene di voler puntare sulla ricerca e sullo sviluppo del nucleare, in particolare sui piccoli reattori modulari. Per Conte, però, l'Italia dovrebbe fare altre scelte nel breve termine. Partiamo dal presupposto, innanzitutto da una premessa, che qui c'è stato un referendum nel 2011, i cittadini hanno voltato le spalle al nucleare, peraltro anche siamo in buona compagnia, recentemente sapete anche la Germania ha chiuso il nucleare. Per quanto riguarda noi non chiudiamo certo alla ricerca, però al momento stiamo parlando sempre di terza generazione. La quarta generazione è ancora di là da venire, in questo momento non si riesce neppure a calcolare quale sarà il costo dell'energia nucleare, quali saranno gli investimenti, quando avremo la tecnologia applicata. E teniamo conto che l'International Energy Agency ha comunque calcolato, ci sono delle proiezioni, che al 2050 il nucleare, l'energia da nucleare costerà 4 volte quella da rinnovabili. Quindi l'unica certezza che abbiamo in mano, energia pulita, sicura, disponibile, democraticamente disponibile dal basso a tutti e accessibile, sono le fonti rinnovabili. Investiamo in quelle.